Cinema Italia Stracolmo a Castel di Sangro per il conferimento della cittadinanza onoraria a Gabriele Gravina. Un'autentica standing ovation ha accolto il numero uno della FIGC, che si è visibilmente emozionato quando ha raccontato il miracolo sportivo di quella squadra e quando ha ripercorso il lungo cammino che lo ha portato ad essere il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Serata in grande stile a Castel di Sangro, allietata dalla voce del maestro Piero Mazzocchetti, nobilitata dalla presenza del commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini e dell'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. Visibilmente emozionato anche il sindaco Angelo Caruso, che ha fortemente voluto il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente Gabriele Gravina. Oggi credo che sia una giornata molto molto importante per lei. Beh, è una giornata di memoria, di ricordi, una giornata di grande prestigio, non per la persona ma per un progetto, per un percorso tracciato tantissimi anni fa, sembrava tanto lontano, oggi tutta la realtà dell'Alto Sangro vive questi ricordi, vive ancora di grandissimo entusiasmo, quell'entusiasmo che solo un grandissimo sport, uno sport straordinario come il calcio, riesce a far a stimolare e a far sviluppare all'interno di ciascuno di noi. Se dovessi dire Castel di Sangro dei Miracoli 1996, qual è il momento più bello che le viene in mente da raccontarci in 30 secondi? Ma sicuramente la parata di Spinosa, è un momento in cui vivi tutta una serie di frammenti di tutto quello che hai fatto e tutto quello che potrebbe avere come significato quel momento e quella mano aperta a parare un rigore che poi oggi significa tutto questo. Giovanni Legnini, una serata davvero molto molto bella, mi hanno colpito le lacrime di Gabriele Gravina quando ha raccontato tutto il suo percorso. Sì, grande emozione, una manifestazione di affetto, di stima verso Gabriele Gravina, del tutto meritata, il riconoscimento che costituisce uno dei più importanti, quello della cittadinanza onoraria da parte di questa città, alla quale Gabriele ha dato molto, e poi l'orgoglio di molti rappresentanti del calcio italiano, ma soprattutto di molti abruzzesi, di noi abruzzesi, per questa importante elezione, per questo incarico che onora lui, che onora noi e che sono certo onora e darà frutti per il calcio italiano. Mancini in Abruzzo per la cittadinanza onoraria al presidente Gravina, questo è un momento molto importante e anche toccante. Beh, credo che per il Presidente sia un momento importante, insomma, visto i passati con il Castel di Sangro, poi insomma, adesso è Presidente della Federazione, credo che sia un momento molto bello per lui. Che ricordo ha Roberto Mancini di quel Castel di Sangro 1996, la storica promozione in B? No, ma io ho ricordi perché ho visto spesso, essendo io di Iesi, tante partite a livello di Serie D, Serie C, Iesina, Castel di Sangro, quindi... Vinceva? Ma Micione perdeva, quindi insomma erano sempre nel girone della Iesina, quindi spesso ho visto queste partite, quindi il fatto che poi arrivarono alla Serie B fu una cosa clamorosa, insomma, per un paese come Castel di Sangro. Approfitto l'ultima per chiedere un giudizio del CT Mancini su come sta il calcio abruzzese, questo Pescara che è lì nelle zone alte della classifica. Beh, per la Serie B è un campionato lungo e difficile, quindi magari si può iniziare non benissimo e si può concludere bene, quindi Pescara comunque è sempre una squadra che ha un grande blasone, poi i campionati possono cambiare.